Pensavate che mi fossi dimenticato di voi e di Age of Mythology. Ragazzi, come vi ho già detto in determinati spiaggi, in determinati lidi, l'apertura del mio secondo canale, del canale personale, che tra l'altro vi lascio qua sotto in descrizione se volete contenuti un po' più diversi, non avrebbe sostanzialmente comportato nessun cambiamento sul canale Cop TV, canale principale. Ho promesso almeno 4 puntate di Age of Mythology con ogni civiltà e gli off-screen così saranno, almeno per il momento. Poi, ripeto, quando la mia vita cambierà, quando mi trasferirò nella casa nuova e avrò anche modo di fare molto probabilmente le live, sicuramente gli off-screen diventeranno live domenicali. Attenzione. Spavento, che è? Quando smetto di parlare scoppiano i tuoni, bellissimo. Ma dobbiamo fare il secondo screen di Age of Mythology, ovviamente sarà sul canale Cop TV, perché comunque ci sta. A me piace comunque farmi le giocate off screen, è rilassante, è molto rilassante. Allora, la scorsa volta abbiamo fatto i greci con Poseidone, abbiamo vinto malamente. Ora però sinceramente vorrei fare gli egizi e abbiamo Isite, che è elementi chiave e tecnologia. Abbiamo Set, elementi chiave, unità degli alloggiamenti. I faraoni possono invocare gli animali di sé, i soldati possono convertire gli animali. Non è manco male. Mentre invece era, se non sbaglio, Osiride era uno dei Pantheon più forti perché puoi fare la Titan Rush. Figlio di Osiride, la mummia. Sono un po'. Cioè, non, sinceramente non lo so. Ah, qua abbiamo l'ascia di Wapawabepflafaf, vabbè, ho capito. Non lo so, cazzo, non lo so. Visione, babbuino e chiaroveggenza. Sì, dai, facciamo set. Vai, confermiamo set e la mappa la facciamo. Tutte le mappe, ok, così almeno abbiamo casuale. Io direi di farla media stavolta, media aggressione, difesa, media standard, dai, così è anche abbastanza equilibrata. Ci mettiamo viola, che è un colore bellissimo. Questi li mettiamo, no, non si capisce un cazzo, se no gialli. E abbiamo tutto standard, bonus. No, no, i bonus no. Numero di giocatori 2, via. Oh, era da un po' che non giocavo ai Geo Mythology, sono sempre preso a giocare a Wukong o a quel cazzo di Astrobot, ma ci siamo. Oh, giustamente gli egizi nel deserto. Allora abbiamo il sacerdote e il babbuino. Il babbuino è ovviamente figo. Che cazzo di doppiaggio. Abbiamo il faraone Senfru, il faraone che per ora lo teniamo qui. Io direi, ah, c'è belle zebre, io direi che innanzitutto questo qua lo mettiamo a costruire. Iniziamo a costruire un po' di casupole, come al solito. Kid. Ah, non dicono più Proxtagma, perché Proxtagma lo dicono solo i greci, purtroppo. Allora, tre vanno bene. Voi. Voi. Allora, vai, costruisci il granaio. Ok. Abbiamo bisogno di Rej, abbiamo bisogno di un esploratore. Però mandiamo il babbuino in giro, vai. Facciamo esplorare il babbuino. Let's go. Ok. Allora, il faraone va bene qui. Questo popolano lo mettiamo qui. Lui ci farà sempre da costruttore. Ok, avremo bisogno dei raccoglitori d'oro fra un po'. No, vabbè, gli animali però non ci sono. Vai. Non c'ho cibo, ovviamente. Non c'ho cibo, vabbè. Per ora facciamone uno, va bene. Vai, vai, esplora nei dintorni. Vai, vai. A scimmianza, vai. Si sa già che civiltà sono. Penso siano egizi pure loro, mi sembra Iside questa qui. È sotto la facecam, non lo vedete. Cioè è scritto piccolo 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 il nome della CPU, degli NPC.
e piccola, ancora più piccola, c'è l'icona della civiltà, mi sembra Iside. Quindi Egitto contro Egitto, il posto dove è nata la pizza. Mica questa frase, mi sono inimicato tutti i napoletani all'ascolto. Ah, le pecorelle. Ok, fanne altre tre. Tu vai qua. Ok, uno di questi cretini dovrebbe occuparsi di una pecora. Bravo, vai. E ti potenzio pure la raccolta della carne. Vai. Ok. Vai, esplora. Ottimo, vai. Ah, è vero, le legname, serve del legname, Facciamone altri tre. Cioè, andiamo in giro anche il sacerdote, vabbè, almeno. Così almeno ottimizzo i tempi. Ah, guarda qui cosa c'è. C'è una bella reliquetta. Che però mi sa che ancora non posso. Non posso utilizzare perché c'è bisogno del tempio. Vai qua. Ottimo. Tu puoi raccoglierla? No. Non può raccoglierla. C'è bisogno degli eroi per forza. Vediamo. Squame di Echidna. Costo in cibo, le unità miti che sono più economiche. Minchia. Sti cazzi. Vai. Ok, posso già farlo il tempio? Yes, posso già fare un bel tempio. Qui. Ok, costruisca il tempio. Visione, prendimi una nave e liberarla temporaneamente. Quindi se io vado qui, tipo, vediamo. Intervento divino. Ah, ok, non posso farlo, chissà per quale cazzo di motivo. Ah, il faraone non può prendere le reliquie. Azz. Vabbè, rimani lì per il momento. Rimani lì. Ok. Altri tre. No, tu no, perché sei qui? Perché sei qui? Devi andare qui. Ok, tutto a posto. Intanto stanno continuando. Tu vai a farti un po' di legno. Il babbuino intanto sta continuando a esplorare. Vai qua. Ok, bene. Sono belli gli egizi, ci stanno. Questo cos'è? Monumento. Allora, mettiamolo qua. Cibo. Vai al cibo. Ok. Cosa che manca? Manca il cibo, infatti. Manca un po' di cibo. Finito. Vai. Allora, abbiamo, minchia, è difficile scegliere, mo. Abbiamo Anubi, che come elementi chiave c'ha gli Anubiti, che sono bellissimi, e monumenti. Poi invece abbiamo Ptah, che è il dio della tecnologia e dell'innovazione, che ovviamente le sue tecnologie puntano tutto sul potenziamento. Unità mitica, cobra magico e sputa veleno. Sabbie mobili. Ah, questo qua è il teletrasporto, ottimo per fare attacchi a sorpresa tipo la banda del buco. Beh, gli Anubiti sono fighissimi. Necropoli, aumenta la velocità con le genere, non a favore. Anche questo, dai, Anubi, cioè, ma sto anche a pensarci. Allora, dov'è il sacerdozio? Eccolo qua. Eccolo qua. Cosa che fa questo? Guarisce. Obelisco. Ah, questo qua praticamente. Non posso raccoglierlo il coso.
Erifir. Ok. Pecore. Non posso raccoglierlo il coso. Forse è perché siamo abituati ai greci, beh. Allora abbiamo il mercenario. No, per ora niente. Niente da fa. Più che altro vorrei iniziare a fare un po' di mura. Ok. Per il momento la situa è ok. Siamo passati all'età giusta. Ah, abbiamo i cervi. Abbiamo i cervi. Posso mandarli in esplorazione automatica? Allora, mandiamoli qua. Vai. Erbabuino. Lo mandiamo qui. Anzi, qui. Almeno guardo cosa c'è anche qua. Nei dintorni. A posto. La nubita che è fighissimo. Lo teniamo qua. Il faraone sta bene qui dov'è? Sacerdote, mani del faraone. Consenti ai tuoi sacerdoti di raccogliere le reliquie. Vai. Questo ci serve. Questo ci serve assolutamente. Vai. Ottimo. Entio. Vai, vai, vai. Abitanti, abitanti, abitanti. Figa la piramide. Beh, la mappa giusta, tra l'altro, Egitto contro Egitto. Potenziamo i raccoglitori. Tu vai a raccogliere, dai, a farti un po' di cibo. Ok, no, mura. Così. C'ho sempre il vizio di coprirmi. È un po' di deformazione professionale da Age of Empires o da Crusader. Dove se non ti copri non vali nulla. Vai a raccogliere il legno tu. Vai, vai, vai. Vada, vada. Tu invece mi fai un po' d'oro. Perfetto. Tu invece vai a fare il cibo insieme ai tuoi colleghi qua. Tu qua. Ora i sacerdoti hanno finalmente. Yes. Vai a raccogliere queste, così almeno possiamo fare le reliquie e le unità mitiche spendendo meno. Vaglie. Vaglie. È un misto fra daglie e vai. Vaglie. La. 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 E perché non me lo fa fare? Qua. Ok, a posto, a posto, a posto. C'ho tutto, c'ho tutto, c'ho tutto. Tanto continuo a far esplorare al mio babbuino. In which. La. Ok, ma che bella però la cittadina, eh? Non male, non male. Che? No, già arrivano, già arrivano. Finisce male qua. Ok. Vai con i cobra. Almeno li teniamo impegnati. Ok. Costruite, costruite, costruite. Cazzo, non posso. Non posso. Vai, aiutalo a costruire. Che cazzo di. La spinge, la spinge è forte, porco Giuda. Il babbuino di set. Vai. Dobbiamo pensare
Fuochi di segnalazione. Merli. Io faccio i merli così diventano potenti nel mentre. Cazzo. Andiamo col faraone. Tu stai molto attento. Comunque abbiamo fatto bene a coprirmi, come vedete. Suonando la campana metto al sicuro i cittadini. Ok, minchia, è fortissimo il faraone, eh? A posto. Costruttore. Costruttore, assolutamente ho bisogno di te. Ah, è morto il costruttore, bene. Risuona la campana. Dov'è? Allora, qua bisognerebbe ricostruire un attimo delle mura serie. Vai. Costruiscile. Ok. Che culo che ho avuto. Tu continua qua a costruire le mura e tu falle qui. Poi ho bisogno di qualcun altro che mi faccia, che inizi a farmi le caserme. Aspetta un attimo però. Caserme. Il sacerdote ha messo la reliquia via, yes. Vai a curare il faraone, vai. Tu invece fammi il fabbro. Tempio. Abbiamo potenziamo gli anubiti e facciamone un paio. Gireg. Io refer. Io IR. Ripara. Qua ci mettiamo una bella torre. Ok. Qua gli anubiti qua li voglio. Anch'io. Great, I refer. Perfetto, cos'è? Questo schifo? Il sangue, la peggio di sangue. Cosa manca? Manca 500 d'oro. Eh beh, lo sto sprecando tutto per far le mura, giustamente. Adesso facciamo tutto. Voi andate insieme agli anubiti. Là. Voi, le gazzelle. Andate qua. Ok. Facciamo una bella cosa. Ok. Questo almeno mi fanno da esploratori. Sì, c'è fatto tipo la maledizione di qualcosa. Ah, li ho trovati. Sono qui, bene. Povere gazzelle. Vediamo. Non hanno le mura, però. Non hanno le mura. Va bene. Allora. Tu. Metti anche una torre. Qui, dai. Mettiamola anche qui. Tu. Falla. Anche qui. E tu. Basta. Allora. Questo lo metto a fare altro cibo. Tu vai a scavare insieme ai tuoi amici. Aspetta. Ok, allora questo qua, il costruttore, teniamolo qui. Tu invece vai a ancora il regno. Ok, a posto. Vai. Dai, 500 d'oro, adesso ci dovremmo arrivare. Sì, stanno aumentando un botto, quindi a posto. Tu sei il costruttore, yes. Costruttore, per ora niente, aspettiamo prima di salire. Laboratorio d'assedio. Lancia del serpente. Non sarebbe male avere i lancieri velenosi. Costa solo cibo e favore. Ma scusa, ma
No, non è come i greci. Non bisogna pregare necessariamente. Allora, facciamo una lancia del serpente. Iniziamo a potenziare un po'. No, ho sbagliato. Levala. Se no non sale più l'oro. Allora, ho bisogno di un'altra minieruccia qua. Vai, veloce. Veloce. Merli. Ah, non ha fatto in tempo a farli. Dopo magari li potenziamo, anche se... no, vabbè, non faccio alla porta. Teniamoci l'oro. Tu magari... Quant'è che costa la casa? Ah, la casa non ha prezzo, giustamente. Kid. Ok, fai quello che devi. Voi state lavorando, yes. Lavorate. Vai, dai, 500 d'oro, veloci. Chiaroveggenza. Un omaggio dei miei dei, spero che gradirai. Che cazzo sta per... Ah, quando la metti a media, l'intelligenza artificiale ti schernisce pure. Tra l'altro c'è un punteggio, io sono a 11.000, lei è a 18.000, ci sta facendo il culo male proprio, il culo malissimo. Veloce, io sono molto, sono tipo un diesel, parto lento ma... Oh, vedi, vai, vai a raccogliere l'oro. Bisogno di oro, eccolo. Allora, Nefti, Dea della Notte e della Morte, Faraoni e Sacerdoti, Riti Funebri, invece Sekhmet, Armi a Distanza e Armi d'Assedio. Allora, qua mi potenzia praticamente gli arcieri, e non sarebbe male potenziare un po' la fanteria. Mentre qua abbiamo l'Uomo Scorpione che è fortissimo, per me c'è lo Scarabeo. Efficace contro costruzioni e soldati umani. Vabbè, dai, facciamo lei. Noi ci mettiamo anche lo scarabeo che è un ariete. È un ariete gratis. Ok. Ora che stiamo aumentando. Posso fare un'altra nubita? Yes. Dobbiamo fare altri monumenti. Eccoli. Enito. UIR. Eccoli. Vai, Anubi, vai. Dai, Anubi. Vai. Devo fare la porta lì, perché devono fare il giro i cretini per andare ad attaccarli. Proviamo sulle spingi. No, è morto il sacerdozio. Cittadella. L'ho fatto, ce l'ho fatta. Ti l'ho messo in culo, vai, torna la campana. La giraffa, dai a quella giraffa. Che culo. Scarabeo. Dai. Oh, un po' di battaglia almeno. Un po' di battaglia almeno, questa difficoltà. Morta la giraffa. Dai. Cazzo, devo fare più monumenti. Cavalleria mercenaria, vai. Fanno un po'. Into you. Girl, into you. Vai, uccidi tutti. Sono morta, è morta la Sfinge. Penso di sì. Oh, ma attacca sempre da sto lato. È bene ricordarselo. Quindi abbiamo fatto bene a fare le case qui. A posto. Vai qua. Mettiti qua.
Ora ho bisogno del lavoratore. Via, al lavoro. Il faraone è tornato. Allora. In wedge. Ok. Rifacciamo quello che dobbiamo. Qua bisogna riparare. Allora, abbiamo olio bollente. Merli. Allora, prima facciamo i merli e poi l'olio bollente. No, questo qua è. Aumenta i punti ferita. Ok, facciamo più danni. A posto. Potenziamo le difese. Qua possiamo evocare il coccodrillo, la iena e la giraffa. Vabbè, questo magari lo facciamo dopo. Ora, ci ha un po' rallentato sta cosa, però in realtà non è che sta andando malissimo, eh. Vai, facciamo un altro po' di... Questi li facciamo spawnare... qua. Vai. 5 lancieri. E... 5 frambolieri. A posto. Arco d'osso. I tuoi arcieri di via archi d'osso al deserto. Quasi quasi, quasi quasi. Ah, giustamente è Senfru II, perché l'altro il primo faraone è morto. Allora, qui stanno riparando, bravi, riparate, riparate. A posto. Abbiamo il lanciere medio. Dai, dai, ci stiamo facendo già un esercitino degno. Cosa che manca? Ah, la fortezza. Però mi sa che è la fortezza. Voi dovreste trovarmi. Andate a prendere l'oro e potenziamo anche le miniere. Ora che ci siamo fatti la fortezza, in realtà non è che ci va male, eh. Qua le torri sono potenziate, benissimo. Tu vai a riparare qua. Adesso occupiamoci di potenziare la... situation. Tu vai qui. Ah, i mercenari giustamente se ne sono andati perché sono a tempo. I mercenari giusto dopo tipo 2 minuti se ne vanno. Sono ci mettono poco a spawnare, ma se ne vanno dopo perché sono mercenari. Se no sarebbe veramente da lamer. Tu fortezza. La fortezza gliela piazziamo qui. Dai, facciamo una porta, va. Gireg. Kid. Vai. Ah, stanno facendo il giro. No. Maledetto. Maledetto. Fai una porta. Fai una porta. Bastardo, quello sta andando a cercare le reliquie. Vai. Ah, ok, l'hanno avvelenato. Beh, dai, 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 se la cavano. Se la cavano. Ah, c'è pure il fromboliere lì. Vai, rimettilo qua. A posto. Ora abbiamo la fionda del sole, che la facciamo sicuramente. Potenziamo i lancieri, i guerrieri con ascia anche. Vai, potenziamo tutti. Vai, costruisca. Quanto costa fare la roba di pietra? Un bordello. Anche il cibo. Vai. Qua. Cioè, non potevate spostarvi di un metro e andare all'altro legname, no? Mi pesava. Ok. Quindi così la fortezza qui dovrebbe anche tenere a bada, perché attaccano sempre da solo lato, giustamente, perché loro sono di qua. Abbiamo anubiti, necropoli. Vai. Dobbiamo fare anche altri monumenti. Così almeno possiamo fare le unità mitiche. Le mettiamo tutti vicini. Là. Là. Ok, tre vanno bene per ora. Qua c'è la giraffa morta, poverina.
Ah, è vero, stava costruendo la fortezza. Sono un pirla. Ok, aspetta, fagli costruire monumenti così. Saliamo. A posto. Vai a costruire la fortezza. Anubi. La roba con le robe con la biga, cioè comunque gli arcieri con la biga, se non sbaglio si costruivano dalla fortezza perché sono un'unità d'elite. Quindi in realtà non sta andando male. Il problema è che come sempre lei di punteggio è molto superiore a noi. Vai. Ah, statura di guardia che è qui da 20 anni probabilmente, la stanno costruendo finalmente. Bravi. In wicked. Dai, veloci, che se ci fa un attacco mo' è finita. And you. Centro città, fortezza, il faro non ci serve, vabbè, la meraviglia. Cazzi, and mazzis. Laboratorio d'assedio dovremmo fare, infatti. E lo facciamo qua. Vai. Allora abbiamo Tot. Che vabbè, minchia, le meteori sono fortissime. Operai ed elefanti da guerra. Horus invece c'ha la fanteria e c'ha i vendicatori che sono fortissimi. Però anche lui, cioè, aveva la fenice e metti la meteora, cazzo. Io vado con minchia arrivano. Into you. Però ce la faccio. No, non puoi distruggermi la fortezza proprio adesso che l'ho costruito. No. Vai, fatelo. Veloci. Ok. Ali, è andata. Cos'è? Il Psesusox. Minchia. Queste torri dovrebbero viaggiarcela. Vai, minchia i cammellieri che non vuoi. Vai, fatelo. Niente, mi sa che non ce la capiamo. I lancieri che cazzo devono fare? Non sono ancora pronto per questa difficoltà probabilmente. Molto aggressiva comunque. Oh, minchia, la fenice che viene a salvarci il culo probabilmente. Vai, fatela. Ma te faccio così? Ale, fuoco amico. Madonna mia, che bellezza. Guarda. Non ne rimarrà vivo manco uno. Né dei miei né dei suoi. Mi sono salvato probabilmente. Ok, minchia, il costruttore comunque è sempre vivo. Vai a riparare. Il terzo faraone della dinastia. Vai, fatelo. Bravo. È fatto, ragazzi, è fatto. Ora. Abbiamo bisogno di altri costruttori. Io quindi direi di mettere le mura. Là. Poi piano piano ripareranno tutto. Madonna che laggata che ha dato. Oh, l'uovo di fenice. Giustamente la fenice è immortale e rinasce in continuazione. Fenice.
Lino Cremisi. Anche questo perché per potenziare i scarabei non sarebbe male. In which... Kid. No, Kid. Continua a costruire qua. Allora, stai finendo di riparare il centro città, no? Sta continuando a fare. Avrei bisogno di... vai, segreti dei titani, così evochiamo il titano e voglio vedere quando mi attaccano col titano che combinano. Qua facciamo le di ferro, cioè di pietra, le mura, va? Che il punto nevralgico è questo. Dovremmo anche ricostruire un forte. Ah, voi avete finito? Avete finito di raccogliere oro? Minchia, abbiamo bisogno di altro oro. Qua. Un po' vicini ai nemici, però che devo fare? Oh, mura di pietra, vai. A posto. La fortezza non possiamo ancora farla, però la torre di guardia sì. Stanno arrivando anche gli altri abitanti, piano piano. Questo lo facciamo assolutamente, che ci potenzia l'economia. Vai, riparate, bravi, bravi, riparate in automatico. Ok, ci siamo, zitti, quatti. Bisogno di oro, cazzo. Facciamo un mercato. Costruire un portale dei titani, bene, finita. È leggermente finita. Ok, non è mai potenziato, non è mai riparato al 100%, ovviamente. Tu ripara qui. E tu ripara qui. Voi invece fatemi... dove cazzo lo metto, però? Qua, va, a posto. Poi spostatevi un po'. Qualche anubita direi di farlo. Un po' distrutti i monumenti, ma vabbè, ci sta che siano un po' distrutti. Fa. Loro comunque, sai cosa fanno con questa cosa qui? Con questa magia qui? Ci danno praticamente il malus agli edifici. Gli edifici hanno sempre meno punti vita. Molto aggressiva l'intelligenza artificiale. Porta di pietra andrebbe riparata. Dov'è? Che palle sti cazzo di sacerdoti. Vai. Potenziamo i lancieri e potenziamo i frombolieris. Facciamoci un mercatino. Torre con ballista, non sarebbe male, però sempre poche risorse. Rinoceronte lo metto qua, anzi lo metto qua. Sempre meno spazio. Ora dobbiamo potenziare le unità d'elite. Allora, la fanteria non è che è messa benissimo, però non siamo manco a un punto così brutto, diciamo. 5. E il cibo, come al solito, è sempre un problema. Acquista. Vendi.
Spostiamo un po' di cibo. Ok. Vai, potenziamoci la fanteria. Ok. Qui abbiamo gli arcieri su biga, i cammellieri e l'elefante da guerra, che sarebbero da iniziare a potenziare. E li facciamo spawnare qui, come sempre. Aspetta. Qua. Oh. Qua t'ho detto. Questi, anche questi li facciamo spawnare qua. Vabbè, non me lo fa mettere, ignoro il motivo. Bighe pesanti, ok. A posto, poi stiamo iniziando a potenziare un po' la situation. Ma che belli, ma che belli. Vai. Su. Tu vai qua. Centro città fortificato non sarebbe manco male. Il sacerdote, un sacerdote lo spawno perché serve. Ok. Finito. UI air. Ok, riparate. Loro. Ma qua ci sono pure le pecore e il legname, anche se ormai i potenziamenti per raccoglitori lasciano un po' il tempo che trovano. Vai. Portale dei titani. Questo andrebbe costruito. Lo mettiamo qua. In which kids? Tutti voi andate a costruirlo. Vai. A posto. Come sono la popolazione? Bisognerebbe iniziare a costruire. Loro il titano ce l'avranno ovviamente già. Da 2 ore sarà lì col giornale e la sigaretta il loro titano ad aspettarmi. Quindi sarà un delirio. La Fenice direi di lasciarla a pattugliare. No, ho sbagliato. Aggressivo. La Fenice direi di farla pattugliare qua intorno. Ok. Ora, vai, l'ultimo potenziamento ai lanciatori d'ascia. Qua sta continuando. Cos'è che manca? Sempre il cibo. Vai, potenziamo i raccoglitori di cibo. Tu vai a lavorare. Il faraone dovrebbe essere curato. Lancieri, vai. Nel frattempo... No, vabbè, non sprechia, volevo mandare magari il meteorite, direi. Greek, I refer you I am. Ok, la potenzia. Ah, è vero che il faraone può potenziare le strutture, queste. Voi andate qui. Ok. Stiamo procedendo un po' a rilento. Si staranno preparando un esercito devastante con gli altri di là. Però dai, si fa. Allora. Ma perché non me le fa spostare? Vabbè, facciamoci 5 bighe e un paio di cammellieri. Cosa stanno facendo qui? Stanno costruendo. Vabbè, tu che sei da solo, fammi un
5 case per preparare l'esercito grosso. Ok. Manca ancora un pochino per il titano, lo metteremo ovviamente a difesa. E Nito. Chissà che titano hanno, allora. Scudi di ferro, vai. Cibo, 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 bisogno di cibo. Loro intanto sta, perché abbiamo potenziato, sta veramente pisciando a livelli incredibili. Possiamo potenziare i cammellieri, vai. Valle del Re. Generare unità aggiuntive. Proviamo. Ovviamente non fa male. Vabbè, poi stanno continuando, va bene. NGO. NGO. Cazzo, finito l'oro. È finito l'oro. Vai. In agire, Kaio. Erifir. Vai, vai, vai. Minchia, proprio in bocca al nemico. Le robe d'oro, però. Ah, le bighe le ha messe qui. U-E-R. Ma io le voglio qua. Ok. Ok. Allora, elefante. Vai, due elefanti. Qualche altra biga. Belli cammellieri, fanno pure un male incredibile. Qualche unità mitica. Qualche unità mitica. Vai. Ok, Anubi è qua. Vabbè, 22 al minuto non ne manco poco, però sinceramente dovrei fare altri monumenti. Qua. Cosa che sta facendo? Prosperità, minchia. Sta preparando un attacco del signore. Che ansia, che ansia. Ok. Scarabeo. Una fenice in più, no, ma la fenice va bene come difesa. Ok, a posto. Qua stanno finendo, dai, manca poco per fare il titano. Che è successo? Che è successo? Armi di ferro e corazza di bronzo, per fare il massimo ovviamente. Hai raggiunto quasi il limite della popolazione, usaccio. Usaccio. Poi bisognerà mettere un centro città qui, così almeno abbiamo i popolani sempre a cap. Ora abbiamo al minuto di favore divino, cioè abbiamo 27, ok, bisognerebbe fare un quinto monumento e dopo lo facciamo. Framboliere scelto. Vai, finalmente, le robe di bronzo, poi armature di ferro e armi di ferro dovrebbe essere il massimo. Anche se dobbiamo potenziare ancora le unità d'elite, la cavalleria. Belli gli elefantini, eh. Belli. Lui sta un po' in silenzio, mi sa che si sta preparando a nuclearizzarmi. Un po'. Due Anubi, tre Anubi, quattro Anubiti. Elefanti pesanti e cammellieri formidabili. Dovremmo fare i cammellieri. Dovremmo fare i cammellos. Thank you. Dai, fai un altro
aspetta, ho sbagliato. Monumento agli dèi. Purtroppo costa troppo, però fai un centro città qui, così almeno ottimizziamo la situa. Vabbè, stanno sverginando il deserto questi, prendere il legno. Andaio. Dov'è il faraone? In wedge. Ok. Poi dopo tutti questi li mettiamo a fare cibo. Minchia, sta costruendo la meraviglia. Vedere che vince perché costruisce la meraviglia. Vittoria, vittoria per meraviglia. Quanta cazzo di roba c'è? No, devo fermarlo. Devo fermarlo. Non mi interessa, devo andare a fermarlo. Se no vince. Buttiamoci, facciamo un attacco kamikaze in centro. Eh no, non posso farlo, peccato. Vai, vai, vai. Fermiamolo. Nel frattempo ne approfitto per potenziare il potenziabile. Ecco, appunto. Questo cos'è? Il tempo di addestramento. No, vabbè, questo qua è per fare le speedrun. Che per ora, vabbè, sinceramente, stiamo giocando un po' in difesa. Quindi non è che sia necessaria. Comunque, tanto ci stiamo facendo il titano. Fra un po' dovrebbe essere ottima come difesa. È mito. Sanno che stiamo arrivando perché gli siamo passati di fianco a un obelisco. UIR. Vai. Sfondiamoli. Vai. Ok. E cerchiamo di rallentarli un po'. La vendetta vera. Minchia. Questi elefanti prendiamoli, vediamo dove cazzo stanno costruendo la meraviglia. Guarda che la stanno costruendo lì. Vai. Vai, uccideteli. Uccidete. Ah, c'hanno pure il rock. Non hanno il titano? Non hanno il titano, veramente? Come vai sta roba? Andate qua. Andate qui a fotterli, bravi, bravi. Vai, vai, vai. Tattica kamikaze. Intanto gli elefanti si sacrificheranno per me. Ok. Potrei distruggerli il portale del titano. Però mi dai, non ce la faccio. Muoiono, moriranno subito. Poi distruggiamogli il tempio. Niente, ci ho provato, ma comunque l'importante è che io abbia fermato la costruzione della meraviglia. Top tattica. Ok, qua abbiamo il centro città pronto. Qua si stanno iniziando a ricostruire le altre unità bonus. Monumento agli dèi, vai. Fai monumento. Almeno arriviamo a quanto dobbiamo arrivare. Cosa manca? Sempre il cibo. Qua abbiamo finito. Yes. Eccolo qua il titano. Vale. Ora. Io riferisco. Minchia loro. Ah, qua c'è. Vai. Kid. And you? Hi all. Vai qui. Sperando che sicuramente ci saranno i nemici qua a raccogliere loro. Guarda. Dicendo di fianco. Mi sa di sì. Vai. Distruggigli l'obelisco. Ok. Abbiamo bisogno di
assolutamente che il titano faccia il suo mestiere. Comunque loro non l'hanno ancora usata la roba del titano, perché era integra quando lo evochi, è così, non so perché non l'abbiano, non abbiano usato, non abbiano evocato il titano, però così è. Tu costruisci, tu costruisci il campo, tu costruisci un altro campo, tu fatti un altro campo, tu qui e tu qua. Ok, a posto. Io direi di direi che va benissimo così. Ah, proprio è educato il titano, entra dalle mura da dove dovrebbe entrare un titano sostanzialmente. Ok, potenziamo i cammellieri e facciamone un paio. Però no, aspetta, non c'ho mai cibo, non c'ho mai cibo, non c'ho mai un cazzo. Compriamo, vendiamo e compriamo. Ok, elefanti da guerra e armature di ferro. Oh, ho maxato quello che dovevo maxare. Ora vediamo un attimo il tempio. Possiamo potenziare gli scarabei, però gli scarabei, vabbè, facciamolo, facciamolo. Ok, tanto il nostro titano si fa i suoi porci comodi. Voi state raccogliendo, yes. Potenziali. A posto, a posto. Ora, fanteria, 5 lancieri e 5 frombolieris. Qualche biga. Ok. Ah, guarda qua. Voi. Minchia, qua c'è bisogno di fare un disastro. Ok. Abbiamo finalmente la popolazione bonus. Kid. Inito. Kid. In which kid? Mentre voi direi di andare a prendere qua il resto del legname, o almeno possiamo vendere anche voi. Vai, anche tu. A posto, a posto. Io direi per un attimo di fermarla la produzione automatica. Per ora va bene così. Questi faranno quello che devono fare. Ok, in modo da vendere e avere anche oro in più. Vai, elefanti d'elite. Là, cibo. 4 elefanti. Potremmo anche usare il titano per attaccare, eh? Quando, qua, quando potrò, lancerò la meteora, anche, però in realtà... Dai, va bene. Sacerdote. Qua cosa c'è? Me lo belisco. Dai, guarda, guarda quanto... Quanto, quanta roba. Però mi turba quel 18. Quel 18 a raccogliere cibo. Facciamo, scusa, facciamone 20, dai. Arrotondiamo, eh. Ok. Ok. Tanto qui l'esercito punitivo sta venendo fuori. Cammellieri, qualche biga e qualche elefante. Là. Perfetto, perfetto. Qui a posto così. Vai, vai, andiamo a cap. Andiamo a cap, tu. Niente. La meraviglia, ci vuole un botto di roba. Comunque non la stanno più costruendo, non la stanno più costruendo. Sono fermi al 16%. Quindi vuol dire che ho fatto bene a fermarli.
Di punteggio sono molto più alti di noi, però io punterò tutto sul titano. Ok, ok, vai, andate, veloce, 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 veloce. Lancieri. Qualche scarabeo. Beh, due scarabei vanno bene. Anubiti. A posto. Minchia. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora, guarda. La meraviglia sta salendo, sono al 19%. Devo attaccarli. Devo assolutamente attaccarli. Niente, è lento lo scarabeo. Biga c'è. Elefanti. E bighe, vai. Frombolos. Siamo quasi, appena siamo a 300 gli lancio una meteora sulla testa, proprio gli chiappa in testa una meteorite. Ce la potrei fare, secondo me ce la faccio. Siamo a 200-200. Siamo a cap. Siamo a cap. Non posso più, vero? No. Vabbè, dai, va bene, va bene, va bene, va benissimo. Allora, 2, lo metto su, l'ho messo su 3 l'esercito. Dai, andiamo. Andiamo pure col titano. È un po' un suicidio attaccare quei titani, però. Io ci provo. Oh, la Vaula spacca. L'ultima marcia degli Ent, bro. Il faraone è qui. Il faraone è qui. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Per la meteora. Ovviamente gliela lancio prima di star lì, perché abbiamo visto che c'è il fuoco amico. Ok, ok, ok. Fermo qua, fermo qua. Gliela posso mandare, cazzo, aspetta. Quindi 350-45, aspetta, devo... Devo essere in zona per lanciarla, giustamente, devo avere la visione. Però è meglio arrivare sui 400. Arriamo, appena arriviamo sui 400 attacco, così faccio visione e poi sbarro la meteora. Egitto, l'Egitto, allora. Venite qua, mettetevi in linea, vai, in linea. Belli, belli gli anubiti, C'è pure un po' di lore. I sciagalli, Potenziati, praticamente maxati. Di attacco fanno 18, allora vediamo, fanno no, 17.6 d'attacco precisamente. Vediamo in confronto alla fanteria. Beh, anche questi lancieri sono pochi cazzi. Siamo a 500, a 400, fra un po'. Dammi sto 400. Perché non me lo fa fare? Qua sì, però. Cazzo, per poco. Per poco. Per poco, allora. Facciamo una cosa, vai. Non sprechiamolo subito il jolly della meteora. Perché c'è. Ci sarà quel cazzo di sacerdote o gli dei. Vai. Allora, il titano, mandalo qui. Anzi, vai a distruggere il loro portale. Great, you I am. Dio. Oh.
Perché non posso? Perché? Vai, distruggiglielo, distruggiglielo. Vai qua. Ok. Perfetto. Ah, adesso si può. Levatevi. Bravi. Levatevi. Levatevi. Vai, vai, vai. Ecco come si usa un potere divino. Ecco come si usa il potere divino, porco tutto. Vai, è andata. È andata. È andata, è andata, è andata. È giocata ad altri tempi, ragazzi. Ok. Ok. Ottimo. No. Ok, 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 siamo anche con i serpenti, vai. Noi ci siamo. Mamma mia, la guerra vera. Mamma mia. Mamma mia. Andatevi a fare. Vai, 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 vai. Ok. Inspiegabile comunque del perché non abbiano evocato il titano. Vai, vai, su, 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 su. Dai. Ah, da qui escono. Ci penso subito. Ci penso subito io. Vai. Vero, me l'avevo fatta l'officina d'assedio, forse no. Giustamente catapulte e robe, però. Cioè, ci c'erano gli scarabei, cazzo, ne frega degli onagri e delle catapulte. Vai, fatti anche il faraone. Olè. Dai, buttaglielo giù che è l'ultimo, poi non potrà più farli. A posto. Dove cazzo sono le? Questi qua sono. Sì, sono quelli, sono quelli. Vai, vai, vai. C'hai paura, guarda com'è indietreggia, guarda. Vai, vai, su, 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 su. Dai, Horus. Che tra l'altro ho scelto Horus, io no, ho scelto Set. Vabbè, ti dà il titano egizio classico. Vai, rompiglielo, 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 il centro città. Nel frattempo... Ok. Vai, su. Dai. Guarda, non si arrendono.
Cos'è? No, hanno fatto la meraviglia, veramente? Non è possibile. Ero lì di fianco. Ok, il faraone è morto. Vai di su giù la meraviglia, va. Vai su giù la meraviglia. Ah no, la stanno costruendo. Ah, fissati fino all'ultimo. Vai. Ok. Into you. Vai. Titano intanto lo stiamo un po' sacrificando, però vabbè. Per ora va bene così. Vai, su. Ah, hanno fatto l'altro tempio, guarda che carini. E io glielo distruggo. Serpenti. Dagli, su. Dov'è l'esercituzzo? Eccolo. Vai. Oh, non ce la fanno proprio a non farlo, sto cazzo di centro città. Vai, fatti anche i popolani. Ok. Eccoli. Sfruttiamolo per farci la fortezza. Coriacei. Cioè, fino alla fine. Ok. No, le clisci no. Ho dato le clisci, maledizione. Basta. Tutti. Vai. Minchia, si arrenderanno per un po'. Basta pisciare soldati, per favore. Vai. Su. Intanto sto aspettando la meteorite ormai. La mia skill definitiva è quella. Allora, Control 5. Ok. Tu vai in giro a bruciare il rimanente. Ale, sì, puoi. Madonna mia, questa qua è una partita coi fiocchi, è stata una partita devastante, è stata una partita incredibile. Allora, esercito più grande 59, bellissimo l'acuto che ho fatto, panoramica, evoluzione. Come vedi, io sono sempre un diesel, vedi? Arrivo poi al punto che boom, boom, poi dopo qua sono droppato perché è stato il primo attacco, qua abbiamo fatto il titano, dopo che abbiamo fatto il titano e niente, li ho riportati alla sconfitta. Io ho concluso con il punteggio è su 56, con 56.000, dai. E niente ragazzi, grazie per aver seguito quest'altro off-screen su Age of Mythology. Il prossimo episodio sarà con i Norreni, quindi ci sarà da divertirsi. Ci mancano appunto
i Norreni, e con i Norreni c'è anche Ferrir, che è quello del DLC. Con i Norreni ci sarà da divertirsi, sono veramente forti. E ci vediamo al prossimo off screen. Cioè, Jove Mythology, vi ricordo il mio canale secondario The Ham Gaming in basso in descrizione. Alla prossima, ragazzi, con Odino o Loki, che secondo me è più forte.